Adesso ci troviamo al lago Niguarda, nella zona tra Niguarda e Bruzzano, a Milano, e abbiamo questo lago che è il più grande in assoluto di quelli che sono presenti nel Parco Nord, che sono stati realizzati 7-8 anni fa. Abbiamo un bel numero di animali che si vedono adesso, di uccelli acquatici che si trovano sull'acqua, che sono le gallinelle d'acqua. Sono tutte in fermento perché stanno organizzandosi per nidificare, perché siamo ormai in primavera. Fanno i loro versi, discutono fra maschi per il territorio, per scegliere la zona del nido. È importante non avvicinarsi mai troppo agli animali, anche molto spesso si vanno a fare le foto vicino agli animali, quando ci sono i cormorani scappano subito, spesso anche per l'airone questo avviene. Qui abbiamo un bel nucleo, ce ne sono almeno una decina e ce ne sono almeno altrettante che stanno preparando il nido. Abbiamo anche la folaga, ci sono almeno una coppia di folaga che è nidificata lo scorso anno con 4 pulli nati e c'è il cigno reale che in questo momento mi sfugge, non lo vedo, però c'è anche lui e poi abbiamo avuto in questo lago lo scorso anno due nidificazioni di Tarabusino, piccolo airone africano di cui vi ho parlato in un altro precedente video. Però l'importante è che la gente non si avvicini, non dia da mangiare agli animali, che non li spaventi, perché le norme di tutela del parco prevedono anche di non disturbare la fauna selvatica. Detto questo, chiunque può venire a visitare il parco adesso a vedere questi animali. Notate anche la flora acquatica, dalle cannucce di palude, le tife, i giunchi, i carici, eccetera. Non si tocca niente, si lascia tutto indisturbato e tra poco diventerà tutto verde perché siamo ormai in primavera.